Sì, ci siamo, possiamo iniziare? Magari funziona. È uguale, sì, più o meno uguale. È questo. Cioè questo è il volume, si sente, non so, io non mi sento, si sente male. Forse rimbomba parecchio, c'è il rimbombo. Dietro si sente, ragazzi? No, no, però è senza che si prende qua la bottiglia, capito? Senza la bottiglia. Sì, provo anche io. Ok. Allora, possiamo iniziare? Sentono, già fatto il check in fondo. Benissimo, allora cominciamo questo incontro. Benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti ai ragazzi, benvenuti ai docenti a questo incontro che oggi parlerà di e analizzerà appunto le tematiche che riguardano il terrorismo e le giovani generazioni, ovvero voi. E permettetemi subito un saluto e un ringraziamento agli organizzatori, alla Fondazione Giuseppe Di Vagno, alla Presidente Daniela Mazzucca, Filippo Giannuzzi, per questo encomiabile lavoro di divulgazione della cultura e per il coinvolgimento appunto dei diretti interessati. Oggi parleremo di temi molto attuali in maniera anche diretta, perché vi faremo vedere dei documenti, grazie anche ai nostri ospiti. Permettetemi quindi di introdurli, il saluto e mi onoro di essere qui al tavolo con il professor Caligiuri, uno dei massimi studiosi europei di intelligence, professore di pedagogia della comunicazione presso l'Università della Calabria, presidente della SOCINT, società di intelligence, è direttore dell'Osservatorio per le politiche educative dell'Eurispes. Il professore ha scritto anche nel 2023-2024, credo, un rapporto, maggio 2024, un rapporto in cui si raccolgono proprio i dati relativi a tutta la scuola e la didattica e alle tematiche appunto che oggi affronteremo. E saluto al mio fianco la professoressa Laura Sabrina Martucci dell'Università di Bari Aldo Moro, coordinatore del Master in Terrorismo, Prevenzione della Radicalizzazione Eversiva, Sicurezza e Cyber Security. Un piccolo input perché ci troviamo in questo festival che è intitolato in questo modo Lector in Fabula. Io sono una linguista, quindi devo partire per forza con una citazione di Umberto Eco, perché lo amo, lo adoro, e poi ci introduce perfettamente alle tematiche di oggi. E Umberto Eco, nel suo, in un convegno, in occasione di un convegno all'Istituto di Grenoble a Napoli, ha parlato di educazione alla tolleranza e quindi di ascolto del diverso. Ed è quello che noi, ma soprattutto voi giovani, dovete fare, e spesso lo fate attraverso l'utilizzo di strumenti moderni, strumenti digitali. Quindi io vorrei cominciare proprio... per cortesia accademica dovrei dare la parola al professor Caligiuri, che cortesemente cede quindi la parola alla professoressa Martucci, la quale comincerà proprio con del materiale digitale, proprio un materiale che la professoressa utilizza molto nelle sue lezioni, nel suo master. Infatti comunica tramite i podcast in cui parla proprio di queste tematiche, e in uno di questi podcast parla di radicalizzazione minorile, analizza questa tematica in base alla teoria del de-risking della prevenzione, e parla di nuova era, parla di un rischio altamente sentito proprio tra i giovani, per cui io cederei subito la parola alla professoressa Martucci. Allora, buongiorno a tutti, mi sentite?
Grazie di essere qua e di condividere questo incontro su un tema che reputo veramente sensibile e complicato per voi giovani, quindi mi fa veramente piacere finalmente poterne parlare per la prima volta di fronte a delle scuole, perché utilizziamo questo tipo di formazione sempre nell'alta formazione, quindi nel post laurea. Io, come ha anticipato Raffaella, coordino un master sulla prevenzione del terrorismo e credo che in questo periodo storico il nostro massimo alert sia proprio quello dei giovani. Abbiamo condotto ultimamente una serie di ricerche condivise in tavoli multiattoriali e multidisciplinari, quindi che includono diversi expertise di analisi e ricerca, che vanno dall'antropologia alla sociologia alla psicologia a giuristi e a esperti di prevenzione sul campo, che veramente ci trasmettono degli alert altissimi relativamente al coinvolgimento dei giovani nella radicalizzazione terroristica. Io non so se voi siete informati o avete quantomeno un minimo di sensazione o percezione di cosa sia il rischio radicalizzazione eversiva. Oggi parleremo di quella radicalizzazione che può portare, condurre a degli atteggiamenti che innescano atti di violenza, atti di eversione, perché partiamo da un presupposto che la radicalizzazione, come chi mi conosce sa e lo dico sempre, è un diritto, nel senso che ciascuno di noi ha nella capienza delle norme costituzionali e delle libertà la possibilità di scegliere una vita radicale nella quale aderisce ad un pensiero politico, religioso, ateistico, calcistico in maniera assolutizzante, purché quella dimensione rimanga nella dimensione pacifica e in un coinvolgimento che non comporta un atto violento o eversivo. Quindi questo è il nostro campo di azione. La professoressa Scelsi mi chiedeva se siamo in una nuova era e cosa sia questa idea del de-risking applicato alla prevenzione. Ti chiedo la cortesia di risponderti al contrario, quindi di invertire l'ordine delle domande. Il concetto di de-risking è nato in altro contesto, in quello del controllo di quelle che sono dinamiche economiche, ed è stato coniato nel G7 come una sorta di invito alla prevenzione e al controllo dell'attività debordante della Cina. Quindi è un'idea economica, però io credo che possa essere mutuata, quindi consentitemi e vediamo un po' di riflettere insieme, per vedere se effettivamente i macroambiti che sintetizza un solo termine, che sono quello della riduzione del rischio e della gestione del rischio, possa poi essere applicato invece a delle attività concrete di prevenzione della radicalizzazione giovanile. La radicalizzazione giovanile sì, è in una nuova era, è un'era complessa perché segue un fenomeno che è camaleontico. Il fenomeno terroristico non è identico a se stesso neanche nell'arco di un mese, ragazzi, e tutti, io lo dico anche ai vostri insegnanti, dobbiamo considerare che è alle nostre porte, perché i formatori radicali entrano attraverso le PlayStation, attraverso il gaming, attraverso inviti in una serie di gruppi che non richiedono che voi scendiate nel dark web o che abbiate delle grandi abilità informatiche, che richiedono che magari abbiate semplicemente delle piccole vulnerabilità o dei desideri, delle ambizioni. Quindi soprattutto i vostri genitori, i vostri docenti devono essere consapevoli che la radicalizzazione terroristica non è un fenomeno lontano, non lo è. È un fenomeno che vive tra noi e che nella prospettiva di analisti, oltre che di accademici, come appunto siamo io e il professor Caligiuri, veramente ci preoccupa. Che cosa sta cambiando? Sta cambiando rispetto a quella che un po' di tempo fa ha rappresentato la famosa radicalizzazione delle seconde generazioni delle banlieue francesi e che in un certo qual modo ha animato l'impeto violento e terroristico degli attentati, non so, voi eravate forse piccolini, di Charlie Hebdo e di lì in poi, quindi quelli che hanno stravolto l'Europa e che dopo il 2011 hanno segnato un altro colpo gravissimo e fortissimo alla democrazia e alla sicurezza. Quel tipo di radicalizzazione che oggi vediamo nel momento in cui io faccio deradicalizzazione in carcere, quindi lavoro con i terroristi in carcere, non c'è più. Quindi quelle che sono le categorie che devo utilizzare per lavorare in riabilitazione e rieducazione, cioè per dare un senso alla rieducazione e quindi alla detenzione in carcere, sono delle categorie che riguardano una radicalizzazione che si è prodotta e sviluppata un po' di anni fa.
Dal 7 ottobre 2023, quindi siamo quasi ad un anno da questa annata drammatica, io definirei dei fatti di Gaza, perché oggi non possiamo scendere nelle dinamiche e decidere se parlare di una guerra o di una reazione ad un atto terroristico e quant'altro. Sarebbe molto bello farlo con voi in altri momenti. Però quello che posso dirvi è che quel giorno ha segnato un cambiamento profondo proprio nei sistemi della radicalizzazione dei giovani, creando un effetto d'onda, un effetto d'urto molto molto forte, nel senso che abbiamo due macro aree di radicalizzazione, quella che si sta compiendo e si compirà in Europa, lasciamo ovviamente tutto l'altro, diciamo, l'altro territorio occidentale, quindi parliamo di Europa, di Medio Oriente, di Mediterraneo, di Africa, rimaniamo in quest'area, e tutta quella che invece si sta producendo al di là dei nostri confini, dalla sponda sud del Mediterraneo in poi. Perché sono due ambiti diversi? Perché i giovani che oggi si radicalizzano in Europa non sono giovani isolati, non sono giovani delle banlieue, non sono giovani che vivono il dramma dell'isolamento sociale, nel senso di essere arrivati in territori che non li integrano o figli di immigrati. La radicalizzazione dei giovani europei oggi è fatta da una generazione molto selettiva, molto ben educata, molto molto colta, che usa benissimo gli strumenti informatici e che è capace non soltanto di gestire la propria radicalizzazione, ma diventare un elemento di trasmissione. Il terrorismo viene definito come un terrorismo giovanile stocastico, è un termine strano, un termine sterile, cioè che significa che la fonte di diffusione di quel messaggio violento e radicale, che è un messaggio fortemente riduttivo, seduttivo, non è un messaggio attraverso il quale venite invitati direttamente a fare violenza, ma è un messaggio che lavora costantemente sulla vostra psiche, sui vostri livelli emotivi, quindi è una radicalizzazione emozionale, che vi porta anche attraverso la partecipazione semplicemente a delle gare online a identificarvi con delle immagini e delle figure. È una radicalizzazione che insiste, per esempio, sotto il profilo etico-religioso, se volessimo toccare questo profilo, su quelle che possono essere le abitudini sociali. Perché si parla tanto di radicalizzazione islamista? Ovviamente distinguiamo l'Islam vissuto in pace da quello radicale ed eversivo. Perché in queste dinamiche noi troviamo un'etica nella quale i giovani maturano il concetto di gruppo e di umma, quindi della comunità religiosa islamica. Crescere in un concetto di questo tipo e quindi percepire la società come una comunità e non come un luogo isolato e non riuscire però ad integrarsi in una comunità statale e sociale che invece in un certo qual modo ci spinge all'isolamento, no? Fa andare in competizione e in contrasto tutta una serie di valori, ma soprattutto di capacità neuronali dei giovani, di riuscire a vivere una dimensione, una realtà per la quale neanche noi adulti siamo già predisposti e preparati. Perché tutto quello che la nostra memoria porta con sé sicuramente non ha previsto il dominio digitale, l'iperconnessione e tutta una serie di derive degli strumenti che positivamente possono essere utilizzati a vantaggio di quella che appunto può essere la capacità che i formatori radicali estrinsecano nel momento in cui riescono a catturarvi online, anche semplicemente, ripeto, in un gioco, per poi progressivamente portarvi a quelle che possono essere delle scelte ideali e di vita. Considerate che in un lavoro condiviso con dei neuroscienziati abbiamo visto che nell'ambito di un percorso di radicalizzazione online, che è velocissimo, può essere sviluppato da 4 mesi a 2 anni, la determinazione di un minore, di un giovane minore, quindi parlo di un ragazzo o di una ragazza, perché abbiamo anche analisi di genere che ci dicono che appunto non è solo un fenomeno maschile assolutamente, si può compiere la determinazione a scegliere di morire nel nome di Allah, come scrive il professor Franco Posa, che è appunto uno dei neuroscienziati che si è dedicato a questo, in 14 giorni. Solo in 14 giorni un lavoro ben fatto può portare un ragazzo, e sto parlando di ragazzi europei, a questo tipo di scelta. Ma a prescindere da questo, qualche giorno fa, l'ho fatto proprio per voi, ho chiesto a ChatGPT di crearmi un'immagine che rappresentasse il terrorismo e il dramma dei minori in Palestina. E questa è l'immagine che ha creato ChatGPT.
Guardate un po' come un sistema di informazione, un sistema di intelligenza artificiale è riuscito a darci un'immagine quasi non violenta e delicata di quanto accade in quelle terre, in quei luoghi. Bene, io credo che questa immagine, per quanto protettiva, perché ChatGPT, prima di rispondermi, mi ha di creare l'immagine, silenzio ragazzi, se no non riusciamo a proseguire, mi ha detto io non posso creare un'immagine violenta, io non posso creare un'immagine terroristica, per cui io piano piano nell'addestrarlo, quindi seducendo ChatGPT con l'uso delle parole che ovviamente diventano numeri nel sistema, sono riuscita poi a convincerlo e mi ha fatto questa immagine. Allora, questa immagine non è realistica e andiamo nel secondo, ma nella seconda macro area di cosa è la radicalizzazione dei giovani oggi. Puoi andare avanti, Raffaella, se puoi, alla prossima slide. Ok. Allora, se noi andiamo semplicemente sul web, qui vi parlo di web open access, di TikTok, non vi parlo di ricerca nel dark web che comunque siamo autorizzati a fare, voi trovate questo tipo di immagini. Allora, innanzitutto un ragazzo occidentale che vede queste immagini credo che possa sentirsi fortemente deluso dai valori nei quali è stato educato, quindi la pace, la democrazia, la giustizia. E quindi il concetto stesso di giustizia spinge molti ragazzi, ce l'ha ricordato anche il Presidente della Repubblica in uno dei suoi più bei discorsi di quest'anno, a provare delusione, a isolarsi, e io direi a isolarsi come gli hikikomori, no? Quei ragazzi giapponesi che si chiudevano in stanza, i genitori pensavano che fossero affetti da qualche sindrome, che era poi quella degli hikikomori, e che fossero proiettati a star soli, ma in realtà loro creavano invece una rete online che li ha visti iperconnessi fino anche ad atti suicidiari terribili, i dati sono altissimi. Bene, invece nel web noi troviamo questo tipo di immagine che ci racconta cosa sia la guerra nello scenario di conflitto israelo-palestinese, di come avvenga, guardate questa è una scena di addestramento di un minore, è un minore che viene addestrato, è un video, vi ho preso un frame, e lì praticamente il minore viene presentato a tutti, ci sono i minori, i loro genitori, e sono costretti all'addestramento. Quindi la radicalizzazione che si sta compiendo negli scenari di conflitto non solo è, diciamo, imposta, ma è anche inconsapevole. Immaginate quanti milioni di bambini stanno morendo, ma immaginate anche che coloro che sopravviveranno non capiranno la differenza fra guerra ingiusta e guerra giusta. Nelle loro dinamiche mentali c'è solo la sopravvivenza, e se la sopravvivenza significa vendere un bambino, perché poi l'associazione terroristica, non faccio nomi perché non abbiamo modo di poter approfondire, ti paga e ti fa mangiare il resto della famiglia, tu vendi sia una sposa bambina che un bambino e lo vendi alle milizie e viene addestrato. Vedete, questo per esempio è un TikTok che è uscito subito dopo gli attacchi di Gaza, e che se noi lo proiettassimo, ma non è il caso, la bambina praticamente uccide gli altri due. Guardate che propaganda, è una propaganda ovviamente israeliana contro una bambina palestinese, ma anche poi vedete quanto invece nella comunicazione le immagini positive tutelano invece i bambini. Andiamo ancora avanti, l'ultima, e poi mi taccio. No, vai avanti. Ok, queste sono altre immagini di bambini, guardate, quello lì in basso è il campo di Alol. In Siria c'è un campo di sfollati e di detenuti dove sono praticamente stati rinchiusi non soltanto tutta una serie di profughi territoriali, insomma di persone che stanno là per altri motivi, ma anche le famiglie degli ex partecipanti a Islamic State. Lì stanno crescendo dei bambini che hanno una violenza inaudita. E sono violenti perché quello è l'unico modo di vita che conoscono, cioè una radicalizzazione inconsapevole. Perché una è allarmante? Perché quei popoli porteranno con sé questa traccia tremenda della violenza, della guerra, della reazione, del dover essere così e non poter essere diversamente da così. Guardate al centro, qui c'è una immagine tremenda. Scusatemi, oggi ho deciso di non essere politicamente corretta perché credo che voi dobbiate sapere qual è la verità. Cioè che cosa veramente accade? Quello è un feto e sono delle foto che noi abbiamo trovato in una ricerca fatta subito dopo gli attacchi su donne che erano state uccise
accoltellate, e quindi ai bambini sono stati mostrati questi video, queste immagini, per convincerli che c'era stato un attacco di Israele piuttosto che di Hamas. Quindi vengono utilizzati in maniera, come posso dirvi, emotiva, per spingere le persone e i bambini, soprattutto i ragazzini, ad un'educazione radicale. Allora, questo è il nostro alert, queste sono le nostre responsabilità, forse puoi toglierle perché sono veramente terribili. Cosa possiamo fare? Ecco, come possiamo costruire il futuro? Io credo che abbiamo tutti la responsabilità, essendo in un certo qual modo formatori, essendo in questo contesto, ovviamente in altri contesti avremo altre responsabilità. Dobbiamo costruire il vostro futuro. L'ONU in questi giorni appunto ha costruito la dichiarazione per il futuro delle generazioni, sono 56 punti nei quali c'è anche un patto per i giovani, per le future generazioni, e ha immaginato di dare non solo ai formatori, a chi ne ha responsabilità, quindi agli adulti, la formazione, ma ha pensato di poter immaginare un futuro fatto da scelte consapevoli compiute anche dai giovani. Quindi verranno create delle figure dall'ONU che possano esprimere la capacità e la consapevolezza di voi in quanto giovani adulti, non soltanto minori che devono ricevere, ma minori che possono portare un contributo. Allora, quello che io credo che possiamo fare, ecco, forse anche nella collaborazione, è creare una consapevolezza, cioè fare una grande attività di formazione, quindi lavorare, sarebbe stato molto bello fare con voi un working group, ma ovviamente noi siamo con i professori disponibili a farlo quando volete, lavorando proprio sui discorsi, sui testi, sulla decostruzione. Non possiamo imporvi dei valori che stanno cambiando, ma possiamo darvi e costruire insieme delle metodologie, perché voi non avete le strutture sufficienti per capire come gestire e vivere il rischio che viene dal web o che viene da, in questo caso, la radicalizzazione. Per cui quello che possiamo fare è costruire una nuova consapevolezza per una memoria storica o neuronale, quindi ecco le scienze, l'antropologia, che noi non abbiamo ancora, ma che dobbiamo necessariamente sviluppare per gestire e amministrare quel rischio del famoso metodo preventivo del risking. Io farei con voi così la scelta di un motto che potrebbe essere: noi non siamo Mattia. Perché? Qualche giorno fa, in un lavoro appunto di gruppo fatto con dei radicalizzati minori, abbiamo rivisto con loro delle scene del film La solitudine dei numeri primi. Il film è molto molto, come posso dirvi, poco costruttivo, cioè un film che ha un finale drammatico, dalla solitudine non si esce. Ma siccome la solitudine in quelle zone che abbiamo visto, ma anche in Europa, diventa la spinta più importante di questo frame della storia che tutti stiamo costruendo e guardando assieme, io direi che voi non siete Mattia e noi non dobbiamo consentire che voi lo siate, perché Mattia, che è il protagonista della solitudine dei numeri primi, dice che la sua mente si è spezzata e che era talmente fragile e sottile che si è spezzata senza rumore, quindi nella solitudine dell'Ikikomoro. Voi non siete questo, voi siete importanti, come dice l'ONU, come ha detto l'ONU due giorni fa, e sarete parte delle scelte per decostruire questa ascesa ed empowerment di violenza. Grazie. Grazie alla professoressa Martucci, che ci ha evidenziato quanto sia importante l'uso consapevole di tutti gli strumenti che voi giovani utilizzate. Quanti di voi giocano alla PlayStation? Alzate la mano. Non credo così pochi, non ci credo. Chi ha la PS5? Siamo alla 5, vero? Alla 6? Siamo alla 5-6, credo. Chi ce l'ha la 5? Ok, utilizzate gli sparatutto sicuramente? Sicuramente. Quindi attenzione ragazzi, anche a giocare online, in chat, perché so che molti di voi... Come? Quindi ci siamo. Ecco, quindi la professoressa Martucci, come diceva, ha posto l'attenzione su voi giovani, ma ci sono tante figure che sono coinvolte, anche le donne, però ecco, questo magari è un tema che potremo affrontare prossimamente. Io invece vorrei ritornare con il professor Caligiuri a questo uso consapevole dei mezzi digitali. Lei nel suo ultimo libro, Maleducati, Educazione, Disinformazione e Democrazia in Italia,
cita i mass media, cita il condizionamento dei media e parla proprio nell'introduzione degli analogici, che sono gli apocalittici, per dirlo all'Umberto Eco, e dei nativi digitali, cioè parla di voi ragazzi, gli integrati. Però non salva né l'una né l'altra categoria. Quindi io le chiedo, ha un ruolo centrale l'intelligence, ha un ruolo centrale l'educazione, ha un ruolo centrale la formazione, quindi la scuola, l'università, nella prevenzione come anche nella comunicazione, perché il suo sguardo sui linguaggi che sono coinvolti, oltre che sulle parole che i ragazzi usano frequentemente, e alla fine insomma io cercherò di darvi degli input di riflessione su queste parole che oggi abbiamo sentito. Lei parla di cedimento linguistico citando Appadurai, parla anche dell'importanza della lingua e dei vari linguaggi che educano ad una visione della realtà, perché la lingua forma la realtà. Noi siamo e parliamo, utilizziamo delle parole perché descriviamo la realtà. E quindi le chiedo, il ruolo dell'educazione e appunto dell'informazione o della disinformazione verso questi giovani che sono le vittime, diciamo, le papabili prede dell'estremismo, della violenza. Allora, una buona giornata. Sono molto contento di essere insieme con voi. Vi sentite nelle ultime file? State seguendo? Nelle ultime file? Allora, questa mattina dobbiamo parlare di un tema di assoluto rilievo, che è quello del terrorismo e delle giovani generazioni. Sembra un tema distante, lontano da noi, ma è più vicino di quanto voi possiate immaginare. La professoressa Martucci vi ha inquadrato da par suo il tema dal punto di vista delle tecnologie, dal punto di vista del fenomeno sociale, dal punto di vista dell'impatto nella società. La domanda che mi ha fatto la professoressa Scelsi riguarda la comunicazione, riguarda il ruolo liberante dell'educazione. E sono contento di essere qua perché in questo momento insieme con noi uno dei più grandi intellettuali italiani, Armando Massarenti, che è stato il promotore nel 2012, penso, dell'iniziativa strutturale più importante per porre la cultura come motore di sviluppo nel nostro paese. Armando presenterà questa sera alle 19, meno male che non è in coincidenza, c'è il suo libro Come siamo diventati stupidi, e cui fa una riflessione educativa sostanzialmente su come possiamo resistere all'ondata delle tecnologie. Tema non semplice, perché rischiamo realisticamente di soccombere. Allora, parliamo del terrorismo. Ogni fenomeno, seguite, va contestualizzato nella sua vera natura. Se noi parliamo di femminicidio, parliamo di ambiente, parliamo di criminalità, ogni problema va contestualizzato culturalmente. Ma la cultura che cosa è? La cultura è una visione del mondo. E allora, quando parliamo di terrorismo, dobbiamo partire dalle parole. Che vuol dire terrorismo? Deriva da terrore e quindi incutere paura. Ma a quale scopo? Qual è lo scopo di incutere paura? Quello di cambiare i rapporti sociali, i rapporti di forza, cioè chi comanda e chi obbedisce. E questo richiama un tema fondamentale, che è quello delle disuguaglianze. Guardate, nessuno di noi nasce uguale all'altro. Non è dipeso da noi nascere in Puglia o nascere nei deserti del Sahara,
non è dipeso da noi, nascere da una famiglia dove i nostri genitori sono laureati o non sono laureati, in una casa dove ci sono più o meno di 100 libri. Questi elementi incidono nella nostra comprensione del mondo, incidono sul nostro futuro, inevitabilmente. E la scuola e dopo l'università cosa dovrebbero fare? Dovrebbero ridurre queste disuguaglianze, mentre almeno nel nostro paese la scuola e l'università sono delle fabbriche della disuguaglianza che invece di accentuare i divari li allargano. Sto parlando di voi, sto parlando del vostro futuro, sto parlando del nostro futuro come paese. E allora il tema della giustizia sociale è un tema fondamentale. Un grande santo, Sant'Agostino di Ippona, dice: senza la giustizia che cosa sono gli stati se non una grande banda di ladri? Quindi la giustizia è un tema fondamentale. Le leggi sono un tema fondamentale perché per legge si decide in partenza chi vince e chi perde, chi fa i prezzi e chi li paga, per legge. Allora, è importante avere questa visione del mondo. E allora le azioni del terrorismo, ne parlava la professoressa Martucci, possono essere isolate, i comori, possono essere organizzate, a volte con costi molto ridotti si hanno impatti epocali. Pensate all'11 settembre, quanto è costato l'attentato dell'11 settembre? Non tantissimo, ma ha cambiato il mondo, ha cambiato le politiche mondiali e ha avuto ricadute su tutti noi. I morti di Nassiriya sono conseguenza dell'11 settembre, hanno riguardato l'Italia. Allora, vediamo che successivamente, anche quello che è successo a ottobre, l'invasione della striscia di Gaza da parte di Hamas contro Israele, che è un argomento che verrà studiato per anni, quello che è successo a ottobre dell'anno scorso. Mentre, faceva riferimento anche qua la professoressa Martucci, in Europa dal 2012 al 2016 abbiamo avuto una lunga scia di attentati che hanno seminato morte e terrore e hanno cambiato le abitudini anche delle persone. Dopo l'11 settembre, un intellettuale americano che io avevo scoperto leggendo un suo libro sui complotti, Daniel Pipes, scrive, dice: guardate che dopo l'11 settembre in Europa si sta dormendo e l'Europa è oggetto di una consistente immigrazione islamica, poi vi spiegherò dopo il perché. E lui ipotizzava tre scenari, cioè tre possibilità. Dice: o gli immigrati si integreranno con gli europei, primo scenario; secondo scenario, o gli europei scacceranno gli immigrati; terzo scenario, la prevalenza degli immigrati sugli europei. Secondo Daniel Pipes, che scriveva su una rivista, The National Interest, del centro del Nixon Center Studies, e dice: l'ipotesi più probabile è la prevalenza degli immigrati islamici sugli europei nel medio periodo. Allora, io mi vorrei soffermare su due aspetti, perché credo che per voi quella di stamattina deve essere non una gita, in parte anche, ma deve essere un'occasione di riflessione per capire di cosa stiamo parlando, perché noi spesso usiamo le parole senza capirne il significato. Quante volte noi ascoltiamo il termine terrorismo, ma sappiamo che significa? Ascoltiamo c'è il terrorismo islamico, e cosa vuol dire? Cioè, quindi dobbiamo inquadrare le cose partendo inquadrandoli appunto culturalmente. E allora io vi parlo di due cose. Vi parlo del problema geopolitico e del disagio. Cos'è il problema geopolitico? Le parole geografia, politica, l'organizzazione della società.
Cosa vuol dire? Vuol dire la potenza di uno Stato, il ruolo di uno Stato in base alla sua collocazione geografica e alla sua storia, alla sua economia. Il ruolo geopolitico dell'Italia qual è? È all'interno del Mediterraneo. Cioè, perché arrivano gli immigrati da noi? Perché noi siamo all'interno del Mediterraneo, nel cuore del Mediterraneo, quello che i romani chiamavano Mare Nostrum, per indicare il legame che ha il nostro paese con il Mediterraneo, tema che ha affrontato ieri la professoressa Martucci in un interessante convegno. Allora, cominciamo con spiegare le cose. Allora, c'è uno studioso francese che si chiama Dominique Moisy, che era allievo di uno dei più grandi intellettuali del Novecento, che si chiamava Raymond Aron. Scrive Moisy un libro dal titolo La geopolitica delle emozioni. Le emozioni. Ieri c'è stata una bellissima conferenza di Ginevra Bompiani che parlava di passione e ragione. Vero Armando? Stamattina abbiamo ripreso l'argomento. La passione che è più importante della ragione. E allora la geopolitica delle emozioni, che cosa vuol dire? Cosa dice? Sostiene Moisy. Dice: noi oggi nel mondo viviamo tutti nel pianeta lo stesso tempo, però lo percepiamo in maniera differente. E lo individua tre continenti emotivi. Il continente della paura, e lo identifica nell'Occidente. Il continente della speranza, e lo identifica con la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica. Il continente dell'umiliazione, e lo identifica con gli Islam. Ora, noi viviamo tutti allo stesso tempo, però lo capiamo in maniera diversa. E allora le tensioni che ci sono nel mondo si articolano su due modi di vedere. Guardate, voi state sentendo parlare della guerra in Ucraina, o no? State sentendo parlare ogni giorno, ma guardate che la guerra tra Russia e Ucraina, sapete che cosa è? È uno scontro tra due diversi sistemi di governo, tra il governo democratico e il governo autoritario. La globalizzazione, cioè la libera circolazione di merci, persone, soldi, capitali, induce a compiere delle scelte veloci, rapide, che le democrazie per loro natura, leggi, parlamenti, governi, non sono in grado di assicurare, mentre i poteri autoritari sì, perché comandano in pochi, comanda uno. Le multinazionali finanziarie sì, perché lo fa l'amministratore delegato. Le organizzazioni criminali sì, perché comanda uno. Cioè, mentre nelle democrazie avviene diversamente, nei gruppi terroristici la stessa cosa. Quindi c'è una asimmetria, cioè una differenza tra sistemi democratici e sistemi che democratici non sono. Nel dibattito politico, e sto parlando a studenti del quinto superiore che si iscriveranno il prossimo anno all'università, e si chiamano Washington Consensus e Beijing Consensus. Il Washington Consensus, Washington è la capitale degli Stati Uniti d'America, e si identificano quei sistemi dove c'è la possibilità di parlare, libera espressione, la libertà di votare, però c'è un basso tasso di sviluppo economico. Il Beijing Consensus, Beijing, Pechino, la capitale della Cina, sono quei sistemi, seguite, sono quei sistemi dove c'è poca o nulla libertà di espressione, poca o nulla libertà di voto, ma alto tasso di crescita economica. In questo contesto, quale sistema prevarrà nella globalizzazione? Quale? Quindi vedete che sono temi che ci riguardano da vicino, ma vorrei andare ancora più in profondità. Tra questi due sistemi le tensioni sono
inevitabili, sono inevitabili. E dice un grande educatore ultracentenario che si chiama Edgar Morin, dice: nei saperi necessari all'educazione del futuro, uno di quelli più importanti è l'educazione all'incertezza. Noi dobbiamo essere educati all'incertezza, a capire che le cose possono cambiare da un momento all'altro e non dobbiamo essere smarriti, per cui poi, e quando parlerò di disagio lo spiego, cioè possiamo assumere dei comportamenti che sono totalmente irrazionali. Vedete quello che sta succedendo tra i giovani in tanti episodi, tra cui quello tristissimo della povera Giulia Cecchettin. Allora, per concludere questa parte, si parla di chi comanderà il mondo nei prossimi anni. Si parla di egemonia, cioè chi comanda rispetto agli altri. Si dice, qualcuno dice, il prossimo secolo sarà un secolo americano. Continuerà a essere un secolo americano, nel senso che è l'America che sarà, gli Stati Uniti, il paese che darà l'indirizzo all'ordine mondiale. C'è chi sostiene che potrà essere un secolo cinese, c'è chi sostiene che potrà essere addirittura un secolo indiano, c'è chi sostiene che potrebbe essere un secolo nigeriano, perché guardate, nel 2050, che storicamente è domani, la Nigeria avrà 500 milioni di abitanti, l'Unione Europea, immigrati compresi, ne avrà 450 milioni. La popolazione della Nigeria sarà in gran parte inferiore ai 20 anni e in Nigeria, devo segnalarvi, c'è una criminalità, una mafia violentissima, potentissima, nata nelle università, che nasce come congregazione studentesca e poi si trasforma e diventa una organizzazione criminale presente in tutti i continenti. Già ora. Allora, e vorrei riflettere insieme con voi, con la professoressa Martucci, professoressa Scelli, con Armando Massarenti. Si parla di secolo americano, secolo cinese, secolo indiano, secolo nigeriano. Nessuno parla di secolo europeo. Questo vi dimostra quanto conterà l'Europa nei prossimi anni. Quindi è inutile che ci raccontano fantasie sulle nostre contrade. Cioè, gli anni che verranno, l'Europa, negli anni che verranno, l'Europa conterà sempre di meno. È inutile che ci dicano cose che sono totalmente fuori dalla realtà. Il secondo dato su cui voglio soffermare l'attenzione è quello del disagio, quello che riguarda tutti noi, che riguarda in particolare le giovani generazioni. Ma guardate, non è un problema di oggi. Nell'andare ad esaminare questo aspetto, io insegno pedagogia quindi ai ragazzi appena più grandi di voi, allora, sbagliando, ritenevo che questo disagio fosse fortemente collegato all'uso delle tecnologie. Non è del tutto così. Vi spiego perché. L'ho capito leggendo un libro di un futurologo americano che si chiamava Alvin Toffler, che era nato nel 1921, morto pochissimi anni fa, dopo una vita operosa fino all'ultimo intellettualmente. Un libro che si chiama Lo shock del futuro. Guardate cosa ho letto in questo libro. Dice: negli ultimi 50.000 anni si sono avvicendati sul pianeta 800 generazioni di persone, una in media ogni 60 anni. Di queste 800 generazioni di persone, 650 sono vissute nelle caverne. Nelle ultime 10 generazioni abbiamo inventato la stampa, quindi il sapere diffuso. Nelle ultime 8 generazioni riusciamo a calcolare con esattezza il tempo. Nelle ultime 6 generazioni abbiamo inventato il motore a scoppio, creando le condizioni di benessere, di sviluppo anche demografico dell'umanità.
Quella che noi stiamo vivendo ora, quella che state vivendo voi ora, che stiamo vivendo, è un'eccezione nella storia del mondo, un'eccezione. Cioè, che noi abbiamo la luce, che torniamo a casa e troviamo l'acqua, che troviamo il televisore acceso, è un'eccezione nella storia del mondo. Cioè, quindi vediamo che questi elementi li dobbiamo conoscere. L'uso delle tecnologie, dei social, è l'ultimo miglio di questo processo che sta durando da secoli e che crea disagio anche alle persone per adattarci ai cambiamenti. Le tecnologie sono velocissime, ma il nostro cervello, che si è creato in migliaia e migliaia di anni, è molto più lento, quindi non riesce a seguire le modificazioni, i cambiamenti, le trasformazioni che richiede la società, e noi ci dobbiamo adattare. Perché l'uomo è riuscito a sopravvivere perché ha avuto la capacità di adattamento, ma oggi è difficile, quindi siamo a disagio. Non a caso stanno aumentando, c'è un bellissimo libro, Armando conosce, di Smith e Benasayang, L'epoca delle passioni tristi, che riprendono Spinoza, il pensiero di Spinoza. Allora dice, seguite, sono in aumento i disagi psicologici nel mondo, i disagi psichiatrici nel mondo aumenteranno. Se noi andiamo a vedere, non vorrei arrivare, diciamo, a definire, come diceva Basaglia, il grande, diciamo, scienziato italiano, quello che fece chiudere i manicomi, in cambio dei manicomi, che era, diciamo, erano dei lager, abbiamo avuto il nulla, abbiamo scaricato i problemi direttamente sulle famiglie in maniera assolutamente irresponsabile. Cioè, e dice Basaglia, da vicino nessuno è normale, cioè, perché il concetto di normalità è molto, diciamo, ampio. Allora, vorrei parlare con voi nell'area del disagio, i disagi psicologici, psichiatrici, e vorrei parlare di un tema urticante insieme con voi. Parlando di disagio, vorrei parlare di droga. Allora, vi voglio dire perché voglio parlare di questo, come sono arrivato a riflettere su queste cose. Ci sono arrivato riflettendo sulla comunicazione. Ho chiesto al Ministero dell'Interno i dati sui morti per femminicidio, sui morti per i caduti sul lavoro, sui morti per gli incidenti nel sabato sera, sui morti per droga. Secondo voi qual è il numero maggiore di queste morti? Secondo voi? Quali sono? La droga. Bene, è così. Il maggior numero di morti avviene per droga. E vi domando, ma se noi apriamo il telegiornale o apriamo i quotidiani, in Italia muore qualcuno per droga? Non muore nessuno. Non se ne parla proprio di questo problema. Totalmente silenziato. Questa è una cosa evidente del concetto della disinformazione. Ci raccontano una realtà, ci fanno concentrare su una parte della realtà. E questa è la disinformazione più sottile, più invadente, che costruisce la nostra visione del mondo. Non ci raccontano la realtà per come è. E allora, questo elemento è fondamentale. Ma la droga perché è terribile? Per tanti motivi, non solo per i drammi che crea nelle singole persone, nelle famiglie, nella società. Voi lo sapete che la maggior parte dei detenuti nelle carceri italiane sono collegati con reati relativi alla droga? Sta arrivando, tra l'altro, una droga potentissima, che si chiama fentanyl, che si assorbe respirando, che costa poco, è sintetica, che può arrivare a casa tramite un pacco tipo i libri della Amazon. E come la blocchi un fenomeno del genere? In America il fentanyl sta causando un numero
io aspetto che finisca di parlare il nostro giovane amico con gli occhiali in fondo. Il fentanyl sta causando un numero incredibile di morti negli Stati Uniti d'America. La chiamano la droga degli zombie. Immaginatevi che cosa è. Quando c'è stato l'ultimo incontro tra il presidente americano Biden e il presidente cinese Xi Jinping, scusate, se non volete sentire, alzatevi e andate via. O state a sentire o ve ne andate. Xi Jinping e Biden, dopo il tema dell'Ucraina, hanno parlato del fentanyl. Immaginatevi l'importanza che ha questo argomento. Che io perché mi sto soffermando e vi sto richiamando all'attenzione? Che è una cosa che può arrivare, arriva, può arrivare e vi riguarda da vicino e dovete conoscere che significa assumere il fentanyl. È una cosa devastante. Allora, e concludo questo passaggio, quando noi diciamo che la droga è un fenomeno terribile, noi guardiamo l'effetto, ma noi dobbiamo in tutte le cose risalire alle cause, sempre. Nel 1975, forse uno degli intellettuali italiani in assoluto più importanti del Novecento, si chiamava Pierpaolo Pasolini, l'anno della sua morte, nel 1975, sul Corriere della Sera, scrive un editoriale in cui dice perché si drogano. E lui dà la risposta perché si drogano, perché le giovani generazioni si drogano. E dice il consumismo, che è peggio del fascismo, ha creato un'assenza di valori, di riferimenti, un'assenza di cultura. E per colmare questo vuoto devastante, le giovani generazioni si drogano. 1975. Allora, io credo che dobbiamo riflettere su queste cose, anche perché l'uso della droga rappresenta l'accumulazione originaria delle organizzazioni criminali, che poi invadono l'economia e distorcono la democrazia. Se noi una sera andiamo in una pizzeria in Puglia, in Calabria, a Milano, ma sappiamo davvero la proprietà di chi è? Siamo proprio sicuri di sapere di chi è la proprietà? E allora ce le dobbiamo porre questi problemi, non ci dobbiamo voltare dall'altra parte, perché la criminalità condiziona il presente e il futuro di tutti noi. Di tutti noi. E allora andiamo alle conclusioni. Guardate, quando noi parliamo di terrorismo, oggi lo schiacciamo sul problema del fondamentalismo islamico, cioè il terrorismo degli islamici, l'11 settembre, gli attentati in Europa tra il 2012 e il 2016. Ma guardate che in Italia, voi non lo ricordate, non eravate nati, noi abbiamo avuto una stagione terribile del terrorismo, era il terrorismo politico, quello che toccò il punto più alto con l'assassinio del presidente della Democrazia Cristiana, che era pugliese, come voi, nato a Maglie, l'Università di Bari, il più importante ateneo di questa regione, è intitolato a lui. Aldo Moro viene ucciso nel 78 dalle Brigate Rosse. E il terrorismo politico, anche là dobbiamo chiederci le cause. Perché migliaia di giovani di sinistra e di destra, soprattutto di sinistra, hanno abbracciato la scelta della lotta armata? Perché? Perché? Una risposta, anche questa, alle ingiustizie sociali, alle disuguaglianze. Perché si parte dal presupposto verissimo che chi interviene, fa parte delle istituzioni pubbliche nel Parlamento, non cambia il sistema, fa parte del sistema. E quindi per andare a cambiare, a rendere più giusto il sistema, non bisogna intervenire all'interno delle istituzioni che mantengono le ingiustizie del sistema.
Questa è l'analisi. Ma non solo. Nelle risoluzioni strategiche delle Brigate Rosse del 75 si parla di stati imperialisti delle multinazionali. Vi dice qualcosa? Ci siamo arrivati. In Occidente, contano più le multinazionali che i governi. Le politiche che vengono svolte vengono dettate dagli interessi economici, non dagli interessi dei cittadini. Questo è l'elemento. Poi le organizzazioni terroristiche italiane, all'analisi, che era un'analisi lucidissima, sconcertante, sorprendente, fatta da persone che avevano 25, 35 anni, alcuni di questi non erano neanche laureati. Poi nell'applicazione pratica è un'applicazione criminale, che non si possono uccidere le persone per andare a rivendicare l'idea, fosse anche importantissima, fondamentale come quella della giustizia. Ma noi non ci dobbiamo soffermare sugli effetti, gli assassini, dobbiamo riflettere sulle cause e dobbiamo ragionare sull'analisi, perché il tema dell'ingiustizia sociale ancora c'è, non è stato rimosso. Non a caso un grande presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, nel 1991 chiede la grazia senza condizioni per l'ideologo delle Brigate Rosse, per Renato Curcio, e crea un grandissimo dibattito nel mondo politico italiano, nel mondo culturale. Indro Montanelli, che era un giornalista che aveva l'etichetta di conservatore, il primo gambizzato delle Brigate Rosse, uno dei primi gambizzati delle Brigate Rosse, era a favore grazie a Curcio. Perché? Perché bisogna capire quella stagione, bisogna chiudere quella stagione. Ecco, riflettiamo su questi elementi che vengono rinviati, vengono rimossi, ma ci sono ancora. Il tema dell'ingiustizia è un grandissimo problema. Quando alle elezioni europee non va a votare manco la metà degli aventi diritto, è un problema. Cioè, non è che viene rinviato, lo dicono per due giorni sui giornali e poi non se ne parla più. È un problema. Allora, io credo che bisogna considerare e riflettere, e vado veramente alle conclusioni. Cosa succederà? Ecco, ce lo spiega uno studioso britannico che si chiama Paul Collier, che è uno dei più grandi studiosi di economia africana, che ha scritto un libro pubblicato dalla Terza che si chiama Exodus, i tabù dell'immigrazione, e ci spiega alcuni concetti semplici. Il primo, qual è la causa dell'immigrazione? Le disuguaglianze insostenibili tra paesi ricchi e paesi poveri. Secondo elemento, l'immigrazione è destinata ad aumentare. Dice Collier, nel lungo periodo le disuguaglianze si attenueranno, ma nel breve periodo dovremo prepararci a degli sconvolgimenti senza precedenti. Non è un problema che si può risolvere bloccando una nave nel porto di Ancona, cioè è un problema enorme. Ancora, i politici in relazione all'immigrazione guardano l'aspetto economico, lavorano, pagano le tasse. I cittadini guardano all'aspetto sociale, le turbative che si creano all'interno dei contesti di riferimento. Ma guarda, la cosa più importante che scrive Collier è che noi valutiamo l'immigrazione in base a un unico criterio, che non è quello dei numeri, delle ricadute, ma è quello dei nostri valori. Se noi riteniamo che l'immigrazione possa rispondere a un criterio di giustizia, di accoglienza, di solidarietà, siamo a favore dell'immigrazione. Se riteniamo invece i nostri valori di riferimento, questi creano, turbano l'identità, accentuano la criminalità, non ci aiutano a risolvere i problemi, noi siamo contro l'immigrazione. Ma sono i nostri valori che dettano il nostro giudizio, non i numeri, non i dati che abbiamo davanti. E allora io credo che anche da noi
avremo le seconde, le terze generazioni, così come sono state in Gran Bretagna e in Francia. Perché la c'erano? Perché loro erano dei grandi imperi coloniali. Tenete conto che sia il sindaco di Londra, che è una delle città più importanti del mondo, sia il capo del governo della Gran Bretagna sono stati di origine e sono di origine musulmana. Ancora il sindaco sì. Allora, sono aspetti molto importanti che mi ricordo che vennero trattati proprio qua, all'Hector in Fabula, la prima volta che sono venuto, nel 2017. C'era Kenan Malik, questo intellettuale che aveva scritto un libro bellissimo sul fallimento del multiculturalismo, cioè dell'integrazione tra immigrati e cittadini delle varie nazioni, e parlava del fallimento sia del multiculturalismo in francese che di quello britannico. E allora concludo veramente. Io credo che vorrei farvi soffermare su questa parte finale perché penso sia la più interessante. Il problema del terrorismo collegato con l'immigrazione, perché guardate, non è che ogni immigrato è un terrorista, assolutamente no, questo non è affatto la verità, però sicuramente ogni terrorista è stato un immigrato. Cioè, quindi questo è un elemento oggettivo da cui non si può prescindere. E allora è un fenomeno che incide, secondo me, sui tre grandi problemi italiani. Sui tre grandi problemi italiani, sapete quali sono i grandi problemi italiani? La demografia, saremo sempre di meno, dovunque, nel sud ancora di più rispetto al nord, perché non avremo la presenza demografica. Il secondo problema è l'istruzione, e vengo alla domanda che mi ha fatto Raffaella, cioè nel mio ultimo libro che si chiama Maleducati, educazione, disinformazione e politica in Italia, io pongo il tema centrale dell'educazione. Cioè, guardate, dice un premio Nobel per l'economia che si chiama Stiglitz, la società si è sviluppata negli ultimi secoli in base all'aumento della capacità di apprendimento, quindi l'apprendimento, l'educazione viene prima dell'economia. Perché i parlamenti parlano prevalentemente di economia e non parlano di educazione? Per una ragione semplice, perché l'economia dà risposte immediate mentre l'educazione dà risposte dopo decenni. Voi siete adesso qua, avete iniziato le elementari, finirete fino a un certo punto con la laurea, poi dobbiamo studiare per tutta la vita, però la nostra formazione dura tempo, non è immediata, mentre l'economia dà risposte immediate. E il terzo problema, e ve lo dicevo, è quello della criminalità. Criminalità è un problema enorme, è un altro problema, tipo la droga, cioè che è un problema che è presente, che invade la società italiana e viene considerato quasi normale, come l'alternarsi delle stagioni. Ci sono interi settori economici, soprattutto quelli legati all'edilizia, che rappresentano il motore dell'economia, che sono fortemente condizionati dalla criminalità organizzata. Questo non nel sud, in Italia. Allora, c'è bisogno di interventi strutturali di lungo periodo e visioni di lungo termine in un orizzonte segnato dall'incertezza. E finisco con questa immagine. L'anno scorso, a Sanremo, aspettavamo Zelensky. È arrivato per la prima volta nella storia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è intrattenuto pochi minuti, e al Presidente va il nostro affetto, la nostra gratitudine per come con grande dignità, e tra l'altro lui è un uomo del Sud, sta interpretando il ruolo di identità della nazione, di unità della nazione. Ebbene, vedendo Mattarella a Sanremo mi è venuto in mente anche a me un film del 1990, Havana, in cui il personaggio principale era interpretato da Robert Redford, il quale racconta una storia d'amore vissuta durante la rivoluzione cubana. L'immagine finale è questa. Siamo nel 63, a Key West, sulle spiagge della Florida, la terra degli uragani. Ogni tanto vengo fin qui, da Miami,
non è che l'aspetti. Il traghetto non fa più servizio, ma non si sa mai. Qualche volta vedo una barca al largo e qualche cosa mi si muove dentro. La speranza, credo. In fondo, se Fidel Castro può andare allo show del sabato sera in TV, può succedere qualunque cosa. Prepariamoci, perché può succedere qualunque cosa. Tanti auguri. Grazie, grazie professor Caligiuri per questo bellissimo viaggio nella cultura a 360 gradi. Direi che abbiamo messo in atto proprio le parole di Roland Barthes, di questa transdisciplinarità. Abbiamo attraversato culture e discipline. E ringrazio vivamente. Vorrei chiedere ai ragazzi se hanno curiosità, hanno qualche domanda anche per la professoressa Martucci. Chi? C'è qualche domanda? Qualche curiosità, anche perché voi vi approcciate allo studio universitario, quindi le tematiche che abbiamo affrontato riguardano proprio voi. Prego. Non so se mi posso muovere con questo microfono. Buongiorno. Allora, come in tutti gli incontri ai quali comunque ho assistito, si parla di diverse problematiche che spaziano dalla politica alla cultura, droga, criminalità, e io in tutte queste problematiche ci trovo un minimo comune multiplo, dico io, un minimo comune denominatore, che sarebbe o una mancanza culturale, o una mancanza politica, o comunque che sia l'incertezza da parte, dico io, soprattutto dalle nostre generazioni di giovani. Oltre alle possibili soluzioni che magari si potrebbero trovare, come lei prima parlava delle Brigate Rosse, e quindi quella che è stata all'epoca un movimento da parte di giovani, anche di rivoluzione magari un po' estremista, ad oggi una soluzione pacifica o comunque efficace, quale potrebbe essere? Perché alla fine io non ritrovo mai qualcosa di concreto che noi potremmo fare come ragazzi. Allora, come ti chiami? Sì, tu ti chiami? Lorenzo. Allora, scusate, allora voi sapete che San Lorenzo è il 10 agosto. La notte di San Lorenzo è nota perché cadono le stelle. Allora, le stelle sono un punto di riferimento. Ebbene, voi come giovani generazioni qualcosa potete fare? Studiare. Qualche altra domanda? Ragazzi, qualche domanda? Anche curiosità? I temi sono tanti, voi siete di quinta, quindi avete anche materiale utile per l'esame, no? State studiando? No? Va bene. Ok. Quindi io vorrei chiudere questo incontro ringraziando innanzitutto gli emeriti ospiti, i relatori, e vi invito a cogliere quello che vi è stato appunto raccontato, un invito ad esplorare sia i continenti emotivi, ma soprattutto a fare quella rivoluzione, come ha detto il professor Caligiuri, proprio rispondendo all'ultima domanda, studiare, e quindi a non essere schiavi dei rapporti di forza, dei rapporti di potere, dell'economia, della politica, a non anestetizzarvi e quindi a dare corpo a quella visione libera. Il professore diceva il ruolo liberante della comunicazione e il ruolo liberante anche della cultura, direi.
Quindi fate, lottate, lottate con le parole, lottate con i vostri comportamenti, guardate i vostri amici all'università in maniera diversa, guardate l'altro in maniera diversa, fate quella rivoluzione culturale che è necessaria al giorno d'oggi. Direi che possiamo finire così. Grazie. Sì.